non la farò contenta perché ho visto quanto se la ride. Capisce un cavolo. Sarà anche una brava influencer, ma non capisce un cavolo spingersi così nello sfottere la categoria di chi fa ASMR e di chi lo ascolta. Quando ha prenotato, voleva un make-up per un'occasione speciale. Ma non ti ha detto cosa, vero? Occasione speciale. Non che viene, lo devo chiedere. Però ricordati che non mi stai facendo il favore di truccarla te, perché stai sprecando altre cose che te ne devi andare. Ricordatelo, io me la segno questa. Proprio io la devo. Immagina se mai inizia qualche discorso, capito? La vita buona, sì, l'ASMR. Io ormai li ho visti sui video. Sì, dove se lo ridevo. Oh, ma chi è che dorme con quei. È arrivata. Piacere. Giusto? Per un'occasione speciale ho letto sull'agenda quando hai preso appuntamento. È il tuo compleanno. Ah, fai 30 anni. No, io sinceramente ti facevo più grande. Beh, te ne davo almeno 35-36. Ma ovviamente non è che ti mantieni male, ti mantieni bene, solo che sembri più grande. Hai questo viso anche un po' maturo. Sì, infatti. Col trucco ci dobbiamo andare piano con te. Ah, mi ha già visto. Dove mi hai visto? No, perché te l'ho chiesto perché magari poteva capitare che mi avessi visto in un panificio. Non è per forza scontato vedermi su YouTube, no? Sì, ho qualche volta seguito quello che fai. Sei una brava influencer, certo. Guarda, riesci a vendere le cose che sono invendibili, quindi chapeau. Beh, ho tutto, cioè, ho visto qualche volta che hai sponsorizzato prodotti che non sponsorizzerebbe nessuno perché non se li comprerebbe nessuno. Te, se l'hai fatto, vuol dire che riesci a vendere, quindi brava. No, io mi occupo d'altro, faccio la truccatrice, ho questo studio estetico e trucco, e poi c'è la mia collaboratrice Sofia. Lei si occupa anche di ceretta, a volte anche di trucco. No, ti devo truccare io oggi. Ti devo truccare io. Sì, sarò io a truccarti. Ma quindi fammi capire una cosa, a te fai l'influencer con il mondo dell'ASMR non c'entri nulla, però questo non vuol dire che tu non ascolti ASMR. Come ti sei ritrovata a guardare i miei video?
così, per caso. Ti sono piaciuti? Ah sì, sono rilassante. Sono rilassante, sei un whisper che soft spoken. Ma guarda, te. Wow. Sento lusingata, Angela. Va bene. Allora, quando è il tuo compleanno? Oggi? Eh beh sì, se vuoi il trucco adesso, suppongo che sia oggi. Auguri, buon compleanno. Gli auguri non si negano a nessuno. Direi che possiamo fare un trucco comune, perché 30 anni non sono 18 anni, quindi sì, c'è lo zero, però non è che possiamo fare il trucco di Moira Orfei. Per carità, se vuoi te lo faccio anche, però scenografico, facciamo un trucco per una donna che ha 30 anni, che ormai sta andando verso i 40. Sto dicendo che hai 40 anni, però dopo i 30 c'è, cioè, per forza il 31, 32, cioè non è che poi c'è il 29, 28, io ne ho 34 quasi, non è che io, cioè, è una constatazione oggettiva, dopo i 30, andando di decine, trovi i 40, non è che trovi i 20, ecco, si va verso i 40, i 50, quindi non è che dobbiamo fare il trucco della principessa Sissi che fa 18 anni, assolutamente no. Però ovviamente di questo mi occupo io, non certo tu, perché tu sei un influencer. Io sono una ragazza che si occupa di estetica, quindi so perfettamente cosa mettervi in faccia, in parole povere, a livello di trucco. Va bene, non ti preoccupare che uscirai perfetta. La tua festa sarà brillante. No, come vedi, non c'è lo specchio perché io ho tolto di mezzo gli specchi. Sì, ti truccherò qui, non ci sposteremo nelle stanze dietro perché non c'è nessuno, non ne vale la pena andare dietro. Quindi non ci sono specchi. Ma tanto sei in mano ad una truccatrice, ti devi fidare, quindi anche se non ti vedrai allo specchio mentre ti trucco, stai tranquilla che sarai perfetta, ok? Oh, tu ti devi mettere comoda, dovrai chiudere gli occhi quando ti dico di chiudere gli occhi, va bene? Ok. Sì, no, ci dobbiamo sbrigare anche perché, oh, si è fatta una certa, io da stamattina alle 7 che sto in piedi, cioè ho bisogno di riposare, cioè, beh, è il tuo compleanno, auguri, ragazzi, però, cioè, non è che tanto manco posso stare dietro, ok? Dai, prendiamo le cose per così, per come sono. Medium, tu hai una pelle media, quindi. Non è che sono tanti i colori della pelle, quindi. Ferma, ferma. Anzi, ammazza, oh, però c'hai già le rughe. Dovresti fare dei trattamenti.
mi ha detto, avendo tu 30 anni e non 18, che non ti avrei fatto un trucco troppo forte. Ma questo non vuol dire che io non ti possa mettere dei colori accesi sulle palpebre, perché io ti vorrei proporre un colore che si usa tanto e quando lo usano lo sfumano tantissimo, ma su di te io non lo voglio sfumare, lo voglio tenere bello compatto. Questo qua, ho detto non troppo pesante, ma inteso con i colori scuri, quelli neri, no? Che addosso a una ragazza di 20 anni sono una meraviglia, magari a te questo acceso però non è scuro, ok? Te devo dire quello, scusa se no non ho specificato prima. Tu devi tenere gli occhi chiusi, no? Evita, fidati, la tua casina speciale, no? Brava, tieni sempre gli occhi chiusi, bravissima, brava, brava, fossero tutte come te quelle che vengono qua, che stanno sempre con gli occhi chiusi, quando dico di stare con gli occhi chiusi, li aprono, li aprono. Brava, sì, rimani con gli occhi chiusi, poi dopo dobbiamo mettere le ciglia finte. Io ti farei questo contouring. C'è scritto contouring. Onestamente non so, però poco 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 le dobbiamo mettere, poco 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 poco, sì, rimane sempre con gli occhi chiusi, eh. No, non ti preoccupare, io faccio ripassi, però vedi, sto prendendo manco di male, no?
Professionista del settore, sì. Va bene. Ora ti vorrei applicare queste ciglia finte. Solo queste da poterti mettere. Entrambe sono state usate. Sì, da una nostra modella. Io le metterei. No, non è mica malata la ragazza, io le metterei. Sì, ti fa uno sguardo più intenso. Le mettiamo, sì? Ma sì. Allora. No, di solito non fai così a casa. E vabbè, io trucco così. Sì, ma ti assicuro che mai nessuno se l'ha lamentato. Adesso. Aspetta, mi sa che... Scusa, ho sbagliato. Allora no, questa... Ah, scusa, ti ho fatto male. Mi dispiace tesoro, ma questo andava di qua. Fermo, fermo, fermo. Stai ferma però. Ma non ti reggono le ciglia, se no. Tu continua a tenere gli occhi chiusi.
non ti ho messo matita, non ti ho messo eyeliner, ho messo solo lo strato di colla, le ciglia finte, vedi? Scusate, però non ho fatto il trucco pesante, ho fatto acceso, quello sì, ma sei perfetto. Saranno 5-6 anni oppure di più. Sì. Adesso andiamo a illuminare alcuni punti del viso, ok? Illuminiamo giusto un po' qui, un po' qui, un po' qui, un po' qui, un po' qui. Punti. Punti luce. E tu continua a tenere sempre gli occhi chiusi, rilassati, sì, sì. No, ti assicuro che il pennello, anche se è grosso, però in realtà ti tocca soltanto la parte centrale, sì, perché la parte centrale tu non lo puoi vedere, non lo puoi manco sentire, però io lo so, basta che lo sappia io. Questo pure ci avrà un 8-9 anni, però stiamo parlando di prodotti professionali. Sì. Chiudi, 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 chiudi la bocca, adesso ti metto il rossetto. Ma no, non succede niente. Ah sì, ma che fa? Che sono scaduto.
Senti, però ti volevo dire una cosa, prima che tu vada. Vedi, Angela, tu hai visto me sussurrare, io ho visto te sbraitare, dire una parola di troppo su chi fa ASMR e su chi ascolta l'ASMR. Sono del parere, non sono tanto presuntuosa, credimi, sono del parere che tra esprimere un semplicissimo parere personale e giudicare qualcosa che non si conosce, ci sia una bella differenza. Tu hai fatto quello, tu hai giudicato una pratica, qualcosa che a tante persone fa rilassare e tu hai voluto mettere la tua. Umiliando, deridendo, li ho visti i video. Quindi, io oggi, con questo make-up, che il fato ha voluto che proprio io ti facessi, dato che faccio ASMR, ho voluto ripagarti solo un po' di quello che mi hai fatto provare quando ho sentito il parere e il giudizio che hai espresso. Riguarda questa pratica che tu definisci no sense che noi ASMR artist facciamo. Sì, perché noi siamo degli ASMR artist. E chi ci ascolta non è certamente pazzo e non ha problemi mentali, ha semplicemente voglia di rilassarsi e di staccare la spina. Col trucco che ti ho fatto scontare un po' delle tue pene. Questo è una delle tante cose cattive che io sono capace di fare. Stai ben attenta, occupati soltanto degli sponsor alla mastrota. Non ti occupare.